Più di 50 comparse, 7 ore di riprese e un cast di autori e attori professionisti. Questi i numeri e i dati del film girato ieri pomeriggio alla stazione di Polla, che per diverse ore è diventato un autentico set cinematografico. Le riprese del film, ora in corso di lavorazione e in uscita a fine marzo, sono state realizzate in diversi punti della linea ferroviaria ormai dismessa della Sicignano Lago Negro, nei pressi della vecchia galleria che congiungeva Polla e Petina e della stessa stazione in pieno centro cittadino, dove ieri si respirava un'atmosfera quasi felliniana, con tante persone che per alcune ore sono tornate indietro nel tempo, interpretando dei viaggiatori degli anni 40. Gli stessi interpreti, oltre al cast del film Volevo solo vivere per la regia di Vito Cesaro e Antonino Miele, sono stati i provetti attori dell'associazione Tempo e Memoria di Polla, che dal teatro sono approdati per la prima volta sul set. I membri della compagnia teatrale, i saltimbanchi di Don Bosco, hanno vissuto un'esperienza davvero particolare, non da tutti i giorni, ma oltre agli attori della compagnia, ieri le comparse sono state davvero impeccabili, suscitando l'interesse di tanti curiosi che hanno affollato l'area della stazione. Il doc film, liberamente ispirato ad una storia vera, è la cronaca di una tragedia avvenuta nel 1944, in cui persero la vita quasi 600 persone. Come ogni attore e attrice che si rispetti, anche l'area in esame ha cambiato l'identità, mutandosi in una piccola cinecittà, ma dietro a tutto ciò c'è stato tanto lavoro per il servizio d'ordine. Gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile hanno avuto il loro ben da fare per permettere la lavorazione del doc film. Anche la Proloco Tanagro Pollese nella giornata di ieri poi ha messo su una macchina organizzativa quasi perfetta, che ha consentito di ricreare l'ambientazione richiesta dai registi e autori del film. Uno dei registi, Antonino Miele, inoltre ai nostri microfoni ha espresso la volontà di proiettare il film in prima visione proprio a Polla. È il caso di dirlo, certe cose succedono solo nei film.